Ma che cosa combini? Che cosa combini di là? Che cosa hai combinato? Mi è caduto il libro. Ti è caduto il libro? E che cosa hai fatto? Sarà la tua solita cervicale. Te lo dico sempre di non stravaccarti sul divano. No, non è la solita cervicale. Non sento più il braccio. Non senti più il braccio? Oddio mio, ma che cosa sarà? Anche la gamba? Non muovi più la gamba? Sì. Oddio, qui c'è qualcosa che non va. Chiamo subito il 118. Pronto? Pronto? 118? Sono la moglie del signor Rossilino. Abito in via Mazzini 20. Ho mio marito che non sta bene. Non sente più il braccio sinistro e la gamba sinistra. Però è cosciente e mi sta guardando. Venite subito, presto, presto, venite. Venite, venite, mio marito sta male. Venite, cosa è successo, venite. Signora? Niente, tutto ad un tratto. Dov'è suo marito? Dov'è qui, l'ho steso sul divano. L'ho steso sul divano. Tutto Buongiorno. Ad un tratto gli è cascato il libro. Cosa vuol dire? Insomma, stava leggendo un libro? Sì, stava leggendo un libro, gli è caduto e non sente più il braccio e dopo anche la gamba sinistra. Respira, vero? È cosciente? Sì. E quindi non si sente più il braccio? Da quanto tempo è successo questa cosa? Circa 10 minuti, è 10 cosa, minuti. È una cosa non ha, recentissima. È sanissimo, non ha niente. Non prende farmaci suo non marito? Non prende farmaci, niente. Non ha malattie importanti? No, è sano, sano. Dobbiamo fare alcune cose per capire un attimo questo sintomo, da che cosa è dovuto. Le chiedo di mostrarmi i denti. Adesso le chiedo di alzarmi entrambe le braccia. Entrambe, tutte e due se ci riesce. Più in alto, la tengo su in alto. Questa proprio non riesce, non riesce proprio. Come si chiama e quando è nato? Le sembra di fare un pochino... di avere un pochino di difficoltà ad articolare la parola, a parlare. Davis, rileviamo i parametri. Davis, avvisi la centrale operativa che rientriamo con un giallo ictus. Pronto soccorso Imola, buongiorno. Sì, sta arrivando un giallo ictus. Quanti minuti? 6 minuti? D'accordo, grazie. Sala emergenza aperta, sta arrivando un giallo ictus. Signor Lino, le scopo il torace per fare l'elettrocardiogramma e poi le mettiamo su una flebo e rileviamo anche la glicemia, che è molto importante in questo caso. Lei non è diabetico, vero? Buongiorno dottore. Ciao Matteo, buongiorno. Allora, dottore, il signore da circa 45 minuti presenta un'emiplegia sinistra. Il signore ha 60 anni, ha una Cincinnati positiva e ha una scala di Ranke di 0, quindi una persona che è sempre stato bene di salute e non assume farmaci. Sospetto ictus. È un sospetto ictus, sì. Buongiorno, come si chiama? Fammi vedere i denti. Okay. Mi alza le braccia per favore, signor Lino, con i palmi verso l'alto. Ok. La gamba. Ok, ragazzi, confermato il sospetto di ictus. Allora, signor Lino, adesso faremo un attack fra pochi minuti. Questo ci dirà se lei è candidato a fare un trattamento. Si chiama di trombolisi. Dentro io. È ritmico. Eh sì, qua c'è una fibrillazione atriale.
fammi il favore di chiamare la TAC per avvisare che facciamo, mentre io continuo la scala, che dobbiamo mandare questo paziente a fare una TAC immediatamente. Sì. Giovanna, benissimo, un profilo stroke per l'esame di laboratorio, avvisa direttamente il laboratorio. Un'emiplegia sinistra. Sì, forse c'è qualche piccolo esito. Sì. Sinistra? No, direi emorragia no. No, no. Va bene, d'accordo. Il paziente rimane un candidato alla trombolisi. Mm-hmm. Portiamolo in sala emergenza. Bene. Allora, signor Lino, la sua TAC mostra che lei ha un ictus ischemico, cioè non ha emorragie, per cui è di origine ischemica e potenzialmente trattabile con un farmaco che si chiama RTPA. Prima dobbiamo escludere però che lei non abbia delle controindicazioni. Lei ha avuto dei traumi di recente? Ha avuto delle emorragie dallo stomaco in passato? No. Interventi chirurgici recenti? No. Ha mai avuto degli ictus? Problemi di fegato, reni? No. Mi conferma tutto? Sì, no, no, sano, sano. Bene, sano. Agli esami di laboratorio non risultano esistere controindicazioni a iniziare questo trattamento. Abbiamo bisogno del suo consenso perché questo trattamento è gravato da alcune effetti collaterali, tra cui l'emorragia. In un 5% dei casi questa emorragia può anche essere fatale, quindi occorre prendere seriamente in considerazione questa possibilità. Quindi firma qui? Qua? Sì, sì, esatto. Bene, allora Sabina, signor Lino pesa 75 kg, prepara 6,75 millilitri di Actilise, glielo facciamo in bolo e successivamente gli infonderemo in un'ora il pompa siringa 60,75 millilitri. Ok, dottore, va bene. Sono passati 30 minuti, Sabina, sì, dottore. Rivalutiamo. Ti sta minorando, dottore? Apri più degli occhi, benissimo. Tieni su questo braccio. Bene. Adesso provi a sollevare questo braccio. Ecco, migliorato. Sì, sì, sì. È migliorata anche la sensibilità. Ciao Giovanna. Dunque Giovanna, questo paziente, un signore di 61 anni, sano, che improvvisamente a casa ha perso la motricità del braccio e della gamba. Non esistendo controindicazioni e l'attacco era negativa, abbiamo iniziato la trombolisi. Sì. Siamo al 30° minuto, sta recuperando al braccio sinistro, un po' meno alla gamba sinistra, però mostra qualche segno di miglioramento, per cui ti ho coinvolto per... Sì, quindi avete ancora una trentina di minuti, adesso io vado su, preparo il posto letto in semi-intensiva e poi ci vediamo su. Va bene? Ok? Ci vediamo dopo allora. Ciao, grazie. Ciao. Buongiorno dottoressa, ti presento il signor Rossi Lino. Di anni, quanti anni ha signor Rossi? 60 compiuti. 60 compiuti, che ieri ha eseguito la trombolisi per un ictus cerebrale. Non ha mai avuto nulla in passato? No, non ha mai avuto nulla. Il primo episodio è stato sempre cosciente e collaborante. Bene, allora facciamo la visita. Direi che possiamo mandarlo a trasferire la stroke care al sesto piano. Buongiorno signor Lino. Buongiorno. Allora, la accogliamo un attimo qui nel nostro ambulatorio, poi dopo lo accompagneremo a letto. Adesso la vedrà il medico e io le rilegherò i parametri vitali. Come si chiama? Lino Rossi. Allora, giù in PS le hanno fatto la fibrinolisi, qui c'è ancora una fibrillazione atriale, adesso faremo un'ecografia cardiaca, una vista cardiologica, la vista neurologica e il Doppler dei tronchi subaortici. Va bene, poi ci riuniremo con la vista fisiatrica, ci riuniremo col team e decideremo come affrontare il percorso.
Allora, adesso dobbiamo parlare del signor Rossilino, che ha avuto un'embolia cerebrale acuta trattata con una fibrinolisi e attualmente è clinicamente stabile. Permane un piccolo deficit stenico dell'arto inferiore e deve iniziare un trattamento riabilitativo. Sì, io ho visto e ho ripetuto la scala NIH per la valutazione del deficit neurologico e si evidenzia un miglioramento clinico rispetto alla sua situazione d'ingresso. Come ha detto il dottor Scavello, permane problema sensitivo motorio, evoluzione sicuramente favorevole, per cui a questo punto sentiamo anche il parere del nostro collega fisiatra per valutare l'eventuale indicazione al trattamento riabilitativo. Bene, ho fatto anch'io, come dico, la valutazione del paziente, direi che confermo che persiste questa ipostenia all'arto inferiore di sinistra, l'arto superiore ha recuperato bene, non ha problematiche almeno di linguaggio, della deglutizione, dal punto di vista cognitivo direi che è a posto e che quindi il paziente viene preso in carico dal punto di vista riabilitativo per eseguire il trattamento. Benissimo, adesso togliamo gli elettrodi che... Sì? Adesso Lino la facciamo girare sul fianco sinistro con l'aiuto dell'infermiera e poi facciamo l'eco cardiaco. Nonostante questo dato di normalità dei parametri cardiaci, il fatto che ci sia stata una documentata fibrillazione atriale e ci siano stati dei segni di ischemia cerebrale, la causa più probabile della sua ischemia cerebrale è un'origine cardiembolica dell'ischemia. Bene, Lino, adesso per alzarsi in piedi, bene in avanti con le spalle, perfetto. Le scarpe non vanno bene, non deve portare le ciabatte, deve portare soltanto scarpe chiuse perché la ciabatta non va bene. Buongiorno Lino! Finalmente, allora, come andiamo? Tutto a posto, eh? Finalmente andiamo a casa. I colleghi hanno lavorato benissimo, anche noi ovviamente, vero? I fisioterapisti, ha recuperato completamente, per cui niente, farà un po' di fisioterapia da domicilio, proseguirà Silvio Alvisi, vero? In ambulatorio, con sedute settimanali, che ha concordato ormai con i fisioterapisti, vero? Benissimo. Adesso io le racconto alcune informazioni riguardo al rientro a domicilio, sì, per cui le spiegherò come potremo dare via alla richiesta di invalidità, sì, le spiegherò quali sono i servizi che ci sono sul territorio, sia per quanto afferisce alla sfera del sociale, sia per quanto afferisce alla sfera sanitaria. Ho capito. Noi abbiamo diversi tipi di servizi sul territorio che le possono venire incontro. Può essere che non tutti le saranno utile, per cui adesso io le farò alcune domande. Lei mi racconterà alcune cose della sua casa, di come siete organizzati, sì, di quelle che sono le vostre abitudini e valuteremo insieme che cosa attivare. Va bene. Poi, se nel tempo dovessero esserci altri problemi, noi siamo ancora qui, quindi lei può comunque tornare ci a trovarci contattarvi, e contattarci. Esatto, siamo presenti tutti i giorni, quindi ci può tranquillamente contattare. Adesso io le do tutte le informazioni che riguardano i servizi territoriali. Va bene.